erba, dal latino herba, nome generico di numerose piante, anche piante erbacee, appartenenti a diverse famiglie, generi e specie e caratterizzate da fusti aerei di solito verdi, poco consistenti, mai legnosi e non raggiungono grandi dimensioni. In senso collettivo, il complesso delle piante erbacee che crescono nei prati, sui terreni, il terreno stesso, prateria, prato. Erbavoglio, erbivoro, erbaccia, erboso, erbetta, campo in erba, erba sintetica, erba medica, erbasulla, erbivendolo, erbaiolo, erboristeria, erbario, progetto in erba, erbal fiume silente, per dirla alla D'Annunzio, erbolario, filo d'erba, l'importante è non fare di tutt'erba un fascio. Allora, siamo all'Ama dei Peligni, oggi trattiamo del tema della banca del seme, germoplasma. Allora Marco, di che cosa si tratta? Perché è estremamente importante e forse in Abruzzo, e non solo qui, non molti sanno di che cosa si tratta. Ci troviamo qui in un centro che si occupa appunto della conservazione del patrimonio vegetale abruzzese. In particolare qui conserviamo strutture già deputate alla conservazione, cioè i semi. Semi di specie spontanee ma anche di varietà agricole che sono a rischio di scomparsa. Il centro diventa funzionale sia alle attività che il parco svolge normalmente, ma anche funzionale a quelle che possono essere prospettive di sviluppo di un territorio. Conserviamo appunto i semi che dopo un opportuno trattamento possono essere inseriti in confezioni e messe in congelatore. Garantiamo un futuro a queste specie e lasciamo questo patrimonio alle future generazioni che saranno in grado di utilizzarle come meglio crederanno. Quindi mi stai dicendo che la conservazione di queste specie ha a che fare con il rischio di estinzione? Assolutamente sì, cioè la scelta delle specie che devono essere in qualche maniera conservate in questo laboratorio, in questa banca, viene fatta appunto scegliendo tra quelle specie che sono rare e a rischio di estinzione. Noi potremmo in futuro recuperare semi presenti dentro questa banca e avviare processi di riproduzione e quindi di rimessa in natura di queste specie. Adesso andiamo a vedere più dal vivo che cosa succede, le varie operazioni per congelare, per ibernare questi semi che sono fondamentali per il futuro ed è una bellissima iniziativa. Marco, a che cosa stiamo assistendo? Questa è la prima fase. È la prima fase che avviene dopo naturalmente la raccolta del materiale dei semi, che devono essere opportunamente selezionati e puliti per togliere tutte le impurità e i materiali non necessari. Il buon Michele, biologo, che cosa sta facendo adesso nello specifico? La pulizia di questi semi spesso è molto impegnativa perché soprattutto per le specie spontanee i semi in genere sono molto piccoli, quindi l'attività è quasi esclusivamente manuale. In qualche caso si possono utilizzare delle macchine che agevolano in parte il lavoro, come abbiamo visto adesso. Questa macchina utilizza un flusso gravimetrico e quindi le impurità a peso più leggero vanno in alto e nella parte bassa rimangono i semi nella loro purezza. Quindi così non sfugge nulla? Così non sfugge nulla, ricordandoci sempre che stiamo lavorando con specie rare, quindi anche un piccolo seme ha un suo grande valore. Marco, ci sono anche degli aspetti particolari che hanno un'attinenza un po' con questo tipo di conservazione del seme, quali? Conservare queste specie significa anche garantire un futuro per loro e da un punto di vista etico significa anche garantire l'opportunità alle future generazioni di poterle vivere e se possibile anche sfruttare quando si parla di varietà agricole, perché magari alcune varietà oggi non hanno necessariamente un interesse economico ma lo potrebbero avere in futuro, quindi nuove opportunità di sviluppo e anche opportunità economiche. Biologo Walter, allora Walter, stiamo per assistere a un'altra operazione, esattamente il buon Michele, il tuo collega, perché siete giovani e intraprendenti, che cosa sta per fare adesso? Sì, adesso questa è la fase successiva alla pulizia dei semi, dove i semi vengono caratterizzati da un punto di vista morfometrico. Per prima cosa vengono scattate delle fotografie con uno stereomicroscopio e i semi vengono misurati. Che vuol dire vengono misurati, Walter?
vengono proprio misurati realmente con uno strumento che misura sia la lunghezza e la larghezza che l'area. Qui li vediamo grandi, ma in realtà sono molto piccoli. Sì, in questo caso abbiamo delle dimensioni di pochi millimetri. Ovviamente il seme è amplificato dalle lenti dello stereoscopio. E questo serve per caratterizzare appunto il lotto di semi, per vedere se questi semi, che magari ad occhio nudo sembrano intatti, con questa analisi riusciamo a vedere se ci sono o meno dei danni alla semente che poi andiamo a conservare. Quindi un'ulteriore garanzia che si possa procedere verso la conservazione finale, perché deve essere assolutamente perfetto il seme, così? Sì, certo, perché noi investiamo del tempo e delle risorse per conservare questi piccoli lotti di semi, però ci dobbiamo assicurare che la qualità sia veramente eccellente. Oltre le misure del seme, prendiamo anche il peso del lotto, che è un altro dato importante che caratterizza la qualità del seme. Come nello sport, un atleta deve stare in perfetta forma, quindi tutti i dettagli. Solo che qui più il seme è pesante, meglio è. È il contrario, vabbè. Questa semplice bottiglietta che cosa contiene, Walter? Contiene delle sostanze che verranno poi utilizzate come substrato, quindi come terreno di crescita per i test di germinazione che facciamo per valutare la vitalità e quindi la qualità del nostro lotto di semi. Walter, sempre il tuo amico Michele, adesso che cosa sta per fare in un ambiente ovviamente sterile? Sì, sta lavorando sotto questa cappa a flusso laminare che, come hai ben detto, produce un ambiente sterile, quindi in assenza di microrganismi che possono andare a infettare il substrato che abbiamo precedentemente preparato. E, si creano queste piastre dai 10 ai 20 semi e poi andiamo con il tempo a valutare quanti semi germinano per capire se il lotto di semi è buono o meno, e per cercare di testare anche la temperatura ideale per far germinare questa specie, perché molto spesso per le specie rare non abbiamo un protocollo di germinazione, così si chiama, che sono tutte quelle procedure che bisogna fare per far germinare al meglio quella specie, e noi in questo piccolo laboratorio cerchiamo di elaborare anche questi protocolli. Una curiosità, c'è il rischio di perdersi per strada qualche pezzo, c'è qualche cosa che non va, che non funziona, per cui il seme poi deve essere, come si dice, messo da parte? Sì, certamente, se noi valutiamo che i semi raccolti sono di pessima qualità, non investiamo il tempo e spazio nella banca per conservarli. E durante il percorso può accadere qualche incidente, come si dice? Certo, a volte abbiamo dei semi che da un punto di vista esteriore sembrano ottimi, ma poi non riusciamo a farli germinare. Walter, allora Michele sta facendo un'operazione adesso particolare, quale? È successiva a quella che abbiamo già visto? Sì, dopo aver inserito i semi nella piastra, questa va portata in un germinatore. Nel germinatore abbiamo una temperatura ben definita ed una illuminazione controllata. Temperatura quanti gradi? La possiamo variare, in genere i test che facciamo standard sono a 20 gradi, ma possiamo variarla dai 5 ai 30 gradi, in base alla specie. In questo congelatore, chiamiamolo così, germinatore, però per far capire da casa, sì, germinatore. Sì, è una specie di frigorifero, un frigorifero un po' più professionale, ma... Molto particolare, ovviamente. Che cosa succede? Allora, intanto riapriamolo. Sì, succede che se abbiamo delle germinazioni, quindi delle piante che dal seme iniziano a germogliare, come in questo caso, noi le passiamo in altri substrati, quindi in altri terreni che sono maggiormente ricchi di nutrimento, ad esempio come questi. In quest'altra tipologia di provetta la pianta riesce ad accrescersi, a diventare più forte, e dopo questo passaggio riusciamo a mettere la pianta sul terreno. La fase successiva è infatti questa: da questo germinatore che non controlla l'umidità passiamo in quest'altro germinatore in cui abbiamo sia il controllo della temperatura, luminosità, ma anche l'umidità. Quindi le piante possono essere inserite senza la piastra, quindi senza queste provette.
e in questo modo abbiamo l'accrescimento delle piante fino ad una grandezza tale che possono essere conservate nel giardino botanico qui di Lama dei Peligni. Quindi trasferite, diciamo così, quello che sta in questo germinatore nel vero e proprio orto botanico vostro, chiamiamolo così. Sì, sì, è proprio questa la procedura, in modo che conserviamo nel giardino botanico la pianta che abbiamo raccolto spesso in montagna. Da cui verranno fuori anche altri semi, naturalmente, con la stessa procedura, lo stesso meccanismo, lo stesso circolo vizioso. L'obiettivo è proprio questo, in modo che poi possiamo raccogliere i semi direttamente dalla nostra pianta e giardino, sappiamo che la specie è quella e non andiamo a raccogliere i semi in montagna. Altrove. Altrove, sì. Marco, qui in questa vera e propria cella frigorifera da macelleria, in realtà che cosa c'è? No, è uno spazio in cui i semi vengono posizionati dopo essere stati prima puliti e poi valutati da un punto di vista della germinabilità e in cui appunto subiscono un trattamento, cioè vengono disidratati. Viene tolta una certa percentuale di acqua che viene calcolata e vengono mantenuti qui per circa 3-4 mesi affinché possano raggiungere appunto quello stadio e quella preparazione idonea per poi essere conservati e immessi a meno 20 gradi. Bene, adesso prima dell'ultima operazione vado a recuperare Galvano Cop, vediamo un po' se si è completamente surgelato. Marco, allora siamo nell'ultimo passaggio dove viene conservato il cosiddetto germoplasma, insomma questa banca diventa attiva al 100%. Che cosa ci farai vedere fra un attimo? Ecco, ci troviamo proprio di fronte a quello che è il vero e proprio cavò della banca, se vogliamo chiamarlo così. Sostanzialmente noi qui appunto conserviamo questo materiale vegetale, che nel nostro caso sono semi. Li vogliamo vedere? Assolutamente sì. Apriamo. Noi utilizziamo questo sistema, barattoli, chiaramente chiusi ermeticamente, dove appunto i semi precedentemente disidratati vengono appunto confezionati. Catalogati, avete un po' delle etichette con dei numeri naturalmente per identificare. Assolutamente sì, ogni accessione ha un proprio codice che appunto ci identifica la specie, l'anno di raccolta e la località. In questa maniera noi possiamo seguire l'andamento nel tempo. Chiaramente queste specie ogni 5-6 anni vengono di nuovo sottoposte a nuovi test per valutare se la conservazione sta andando bene, se quindi la germinabilità viene mantenuta costante. Vedete la confezione prevede l'utilizzo appunto di altre sostanze che impediscono all'umidità di penetrare all'interno del seme e hanno un'ulteriore proprietà, cambiano di colore. Nel momento in cui dovesse entrare dell'acqua, queste sostanze ce lo comunicano cambiando colore e in quel caso noi possiamo intervenire in maniera tempestiva. Un'ultima curiosità di ordine generale, qui siamo a Lama dei Peligni, ma ci sono altre banche del seme sparpagliate di qua in Italia, anche perché credo che siano estremamente utili e preziose? Sono strumenti utilissimi, riconosciuti anche a livello internazionale, ce ne sono di famose in tutto il mondo. La nostra banca di germoplasma, quella del Parco Nazionale della Maiella, qui a Lama dei Peligni, aderisce tra l'altro a una rete che si chiama RIBES, appunto una rete nazionale di banche del germoplasma che hanno proprio il compito di conservare questo patrimonio di geni, fatti appunto di specie rare a rischio di estinzione per il futuro. Hai detto RIBES, tra l'altro un frutto, quindi magari c'è un nesso pure in questo in prospettiva futura. Speriamo che sia così e non sia soltanto qui e in poche zone d'Italia. Sì, assolutamente sì, il nome non è casuale, quindi noi abbiamo speranza che questo processo di attenzione rispetto a queste risorse vegetali aumenti e che quindi le banche germoplasma acquisiscono sempre di più un ruolo importante in questa strategia di conservazione. Presidente Franco Ferrante, siamo arrivati a quota 58, però questa Fiera dell'Agricoltura è un appuntamento irrinunciabile. Sì, irrinunciabile, i numeri proprio ce lo confermano, sono dei numeri importanti perché 58esima edizione vuol dire che siamo partiti dalla tradizione agricola contadina degli anni 60 e siamo arrivati alle programmazioni con il computer da parte dei nostri giovani agricoltori
e quindi vuol dire che sia gli espositori che i visitatori hanno un appuntamento fisso annuale che cresce ancora nonostante la crisi del settore economico finanziario del sistema Italia. 250 espositori, ma ci sono tanti temi di cui avete trattato, ce n'è uno in particolare su cui vorrei che si soffermasse veramente in pochi secondi, anche se è un tema molto scottante, quello della sicurezza. La sicurezza è un tema importantissimo perché ci sono ancora troppi incidenti del lavoro, alcuni moltissimi, anzi letali, sia in tutto il mondo del lavoro, in particolare per l'agricoltura. Quindi prevenire, cercare di rispettare gli adempimenti, sburocratizzare alcuni passaggi che sono importanti, ma nello stesso tempo di essere vicini alla sicurezza in modo da non effettuare più questi lucubri e inutili numeri che ci sono alla fine dell'anno. Naturalmente sappiamo che purtroppo, nonostante l'impegno che c'è stato negli anni scorsi in tutti i settori, non soltanto dell'agricoltura ma anche nell'altro mondo del lavoro, purtroppo ci sono ancora troppi incidenti sul lavoro di cui anche molti decessi. Io dico, snelliamo gli adempimenti a livello didattico, ma imponiamo i doveri, le cose che possiamo cercare di salvaguardare i nostri lavoratori. Vi ringrazio della vostra attenzione e ringraziando appunto sia i relatori che il dottor Massaro per quello che hanno fatto e che stanno facendo. Grazie e buona fiera a tutti. Assessore Emanuele Imprudente, la Fiera di Aranciano, lo diceva lei, può essere un punto di partenza per arrivare dove, per fare cosa? È una fiera importantissima, è un punto di riferimento per il comparto agricolo, non solo per la regione Abruzzo, e il fatto che siamo alla 58esima edizione ne è il segno evidente di questo. Quindi la regione Abruzzo sarà sicuramente vicina alla Fiera di Lanciano, alla Fiera dell'Agricoltura, perché ci vuole investire e vuole far sì che questo comparto, così come già lo è, un riferimento assoluto e un elemento attrananti dell'economia abruzzese, l'agricoltura possa essere implementata, ci possa creare quell'opportunità di ricchezza che oggi secondo me ci sono tutte quante le condizioni. Ho lanciato l'idea che è quella di fare qui gli stati generali dell'agricoltura a partire dal prossimo anno, dell'agricoltura e dell'agroalimentare, che cosa è sostanzialmente? Tracciare una linea di quelli che sono stati gli anni l'anno precedente e lanciare le proposte per l'anno futuro, coinvolgendo ovviamente tutte le associazioni di categoria e tutti quanti gli attori di questo mondo. Noi abbiamo la necessità che è quella di vendere il brand Abruzzo, di vendere il marchio Abruzzo, e per poter vendere il brand Abruzzo abbiamo tutti gli elementi, perché abbiamo la natura eccezionale che ci vede in 50 minuti dal mare alla montagna, e che all'interno è una regione dei parchi, una regione verde dove c'è qualità della vita, dove c'è qualità dell'aria, qualità dell'ambiente, e i nostri prodotti sono frutto di quella terra. Quindi qualità assicurata. Qualità assicurata, noi dobbiamo far capire che Abruzzo significa qualità assicurata. Lo sforzo che va fatto, che secondo me è quell'elemento che fino ad oggi non si c'è lavorato fino in fondo, è quello di uscire fuori dalla nostra regione, e credo che le condizioni ci siano tutti. Questa è la sfida che diciamo così abbiamo raccolto e che lanciamo all'Abruzzo. Assessore Mauro Febbo, un ritorno alle origini, insomma questo legame con l'agricoltura c'è sempre, anche perché il turismo, di turismo si parla particolarmente in questo periodo, collegabile al mondo dell'agricoltura, e sarebbe veramente un'ottima cosa. Io ricordo che qualche anno fa, oramai, quando ero presidente della provincia di Chieti, all'assessorato all'agricoltura avevo abbinato il turismo e cultura. Questa volta in Regione Abruzzo ho chiesto che alle attività produttive venisse collegato il turismo e la cultura, e così è, perché credo che oggi non esiste sviluppo economico senza tener conto del turismo, che è un fattore importante e peculiare che va attenzionato, e comunque anche la cultura. Io credo che sono oramai settori che si intersecano, che sono importanti per il nostro Abruzzo, se ne sente il bisogno di un cambiamento, e credo che stiamo andando verso quella direzione. L'abbinamento col mondo dell'agricoltura potrebbe essere un incentivo ulteriore
a sviluppare e anche a perfezionare quel PSR che insomma ha tanti problemi ne ha ancora. Bisogna lavorare sui fondi comunitari perché sono le uniche risorse vere che si hanno in generale, in Abruzzo in particolare, che risentiamo ancora di problematicità datate oramai sui bilanci, e per cui bisogna lavorare bene, bisogna mettersi insieme PSR, FESL, che io possiamo veramente dare un buon risultato. Lo stiamo già facendo, già chiederò modifiche sostanziali importanti per dare un brand alla regione Abruzzo diverso da quel che oggi è stato. Sindaco, è il caso di dire che Lanciano può essere veramente fiera della fiera. Sì, Lanciano ha una storia, nel Medioevo le fiere di Lanciano erano conosciute in tutto il Mediterraneo, quindi è una vocazione imprenditoriale dei lancianesi che hanno costruito questa fiera 58 anni fa, che il presidente Ferrante ha riportato in attivo di bilancio, ma soprattutto in attivo di iniziative, per cui questo è il polo fieristico regionale. Ringrazio la regione perché in tutti questi anni, qualunque sia stato il colore politico della coalizione che governava, ha sempre dato molta attenzione alla fiera di Lanciano, perché questa fiera merita, e oggi lo spettacolo che possiamo vedere qui è veramente entusiasmante. Una sola battuta, ha detto baluardo della nostra città ma anche della nostra regione. Sì, baluardo contro questo cambiamento. Questo è un territorio che sempre ha avuto una vocazione agricola, e l'agricoltura oggi significa ambiente, significa cultura, significa turismo, significa salute, e quindi negli anni bui la fiera di Lanciano ha sempre rappresentato un aggancio con la realtà territoriale. Presidente dell'ARFA, Remo Matricardi, un appuntamento irrinunciabile questo per i florovivaisti. 43esima mostra del fiore, tantissimo, che insieme al Florviva abbiamo creato qualcosa di grande, dove tutta l'Abruzzo ha messo insieme tutto il settore del florovivaismo, e altre regioni con calma stanno avvicinando questo evento e ci stanno facendo diventare sempre più grandi, sempre più propositivi per tutto il settore. Ecco, propositivi in che senso? Cioè, quindi ogni anno vi rinnovate, c'è qualcosa di diverso? Propositivi significa che il settore del florovivaismo, che ha un bel fatturato, un bel indotto sia per chi produce sia per il commercio che tutto il resto, crea comunque del lavoro, crea dei meccanismi dove altre regioni che hanno delle grandi produzioni stanno cominciando piano piano ad avvicinarsi anche a noi. C'è anche molta concorrenza internazionale, come si dice, ma voi ve la cavate molto bene. Ma la concorrenza internazionale, perché oramai si sono spostate tutte quante le produzioni. Una volta si diceva che l'Olanda produceva e vendeva, adesso producono nel Nord Africa, producono in altri paesi, poi dopodiché ci sono grandi commercializzazioni che vanno in Olanda, vanno in Germania e poi arriva a noi questo prodotto. Invece il prodotto italiano viene prodotto, viene commercializzato qua e viene anche esportato. Tanti produttori producono e esportano tantissimo prodotto nel Nord Europa. L'Abruzzo a che punto è? L'Abruzzo sta facendo passi da giganti nel settore. La regione che dovrebbe aiutare le aziende sta aiutando. Nel passato c'è stato un attimo un fermo nel settore agricolo, ma adesso sembra che ci siano dei presupposti molto buoni per far sì di aiutare nuove aziende, nuovi imprenditori a insediarsi e a creare altro lavoro. 43esima edizione, che ha una bella continuità della Mostra del Fiore, però in particolare 18esima dal punto di vista tecnico. Ne parliamo con il presidente della Soflora regionale, Guido Caravaggio. È sempre un appuntamento irrinunciabile per chi ama questa attività, soprattutto per le tante aziende dei produttori che sistematicamente hanno un punto di riferimento che non può prescindersi. Sì, per noi è un punto di riferimento importante ed è l'occasione per aprirci al pubblico, per mostrare un aspetto dell'Abruzzo non sempre messo ai primi posti, che è quello della produzione florovivaistica, che è un settore importante, un settore vivo, dove c'è innovazione, dove ci sono molti giovani che si fermano per creare aziende, per farle crescere e per creare reddito.
stai dicendo che c'è un interesse crescente. C'è un interesse crescente, è un dato che posso dire, ecco, ufficiale, il servizio fitosanitario regionale, nel biennio 2017-18 ci sono state 57 nuove attività vivaistiche autorizzate in regione, che si sommano, diciamo, a quelle già esistenti, e questo fa crescere il numero delle aziende votate a questa produzione. Perché c'è questo interesse? Che cosa è cambiato magari rispetto a 20 anni fa? Il pubblico probabilmente è sempre più predisposto all'acquisto delle piante e questo... sensibilità migliore rispetto a... sicuramente, e questo fa apprezzare da un punto di vista di un benessere personale il circondarsi di piante. Questo sicuramente è uno stimolo, e sicuramente in campo agricolo, dove, ecco, non tutti i settori vivono momenti semplici, forse questo può rappresentare una risorsa per gli spazi e anche per l'esperienza che nella regione esistono. L'ultima domanda riguarda l'innovazione rispetto al passato. Ci sono, tra virgolette, anche progressi in tal senso o no? Sì, questo potremmo, ecco, partire con un rapido ragionamento dicendo che oggi il sistema concorrenziale è così veloce e così ampio che non è dietro casa o il paese vicino, ma può essere l'Olanda, può essere qualunque altra nazione, e quindi concorrere con prezzi giusti e con un prodotto di qualità ha alla base investimenti importanti dal punto di vista tecnologico. E anche concorrenziale, dunque. Assolutamente. Presidente Marsilio, un'altra delle tante eccellenze abruzzesi. Sì, il florovivaismo è una delle nostre eccellenze, ne siamo fieri, siamo contenti che questa fiera, ormai alla 43esima edizione, continua ad affermarsi e a diventare sempre più riferimento non soltanto per l'ambito territoriale, locale e regionale, ma ormai assume una dimensione nazionale e anche internazionale, quindi vogliamo che continui a crescere, e questo è l'obiettivo che ci poniamo insieme agli organizzatori, e siamo qui a sottolineare questa nostra attenzione. Tra l'altro è un'attività che porta il segno più, una delle poche forse, ma insomma incoraggiante. Sì, è per questo che siamo, diciamo, contenti di questa attività, e vogliamo, insomma, con la nostra presenza, anche con la presenza e il sostegno della regione e di tutte le istituzioni locali che sono presenti, sostenerla sempre più, perché è uno dei settori trainanti che poi si sposa molto con la vocazione agricola, paesaggistica, naturalistica della nostra terra. Edoardo Sciucchi rappresenta l'ANVE. Esattamente che cos'è questa ANVE? ANVE è l'Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori. È un'associazione che ha una base sociale in tutta Italia e si occupa principalmente di attività promozionali e assistenza tecnica, soprattutto dal punto di vista legislativo, quindi per produrre e movimentare piante in Italia, in Europa e nei paesi terzi. Un evento del genere cosa può significare per un'associazione come la sua? Sicuramente è molto importante, perché fa capire a livello territoriale ma anche nazionale il valore delle piante, il valore dei nostri produttori, e quindi quello che valgono le nostre aziende in un tessuto produttivo di primaria importanza per l'agricoltura. La regione Abruzzo in che posizione, diciamo, si colloca in un ambito territoriale nazionale ma anche internazionale? Insomma, ci sta movimento, crescita o no? Sì, sicuramente sì. Ci sono aziende molto importanti che riescono a ricoprire una vasta gamma di produzioni, giovani piante, piante da interno, piante da esterno, piante in vaso, in zolla, alberi, arbusti, e questo fa sì che i produttori abruzzesi riescano poi ad essere un punto di riferimento per le forniture sia in Italia che in tutta Europa che nei paesi terzi. La bellissima Sardegna è un po' per definizione la patria del sughero. Qui abbiamo una riproduzione nel Giardino dei Semplici. Prof, allora, è molto interessante parlarne, perché? Questa pianta ci piace averla qui ed utilizzarla per insegnare come molto spesso possiamo riconoscere le piante anche semplicemente, soprattutto gli alberi, anche semplicemente guardando la corteccia. Questa pianta ha una corteccia di fatto unica, la cui principale caratteristica è quella di continuare ad accumulare il tessuto superficiale, che si chiama sughero e che di fatto rappresenta la parte che rende interessante dal punto di vista produttivo questa pianta. Se lo vediamo
ha la caratteristica di presentare queste fessurazioni. Man mano che la pianta cresce in spessore, la pianta ha bisogno di rinnovare il tessuto di protezione e quindi continua questa stratificazione. Nella maggior parte delle piante questo processo non lo vediamo perché la parte esterna più vecchia si consuma continuamente, in questa pianta invece si stratifica per qualche decennio e quindi poi quando arriva il raccoglitore, il bravo raccoglitore fa delle incisioni superficiali e poi stacca questi pezzi che sono quelli che noi comunemente chiamiamo corteccia, ma che dal punto di vista istologico rappresentano proprio il tessuto del sughero.